i territori bucati qui in Veneto c'è quello del Lugana, e con una particolarità, che il territorio del Lugana tocca entrambe le province, quella di Brescia e quella di Verona. Noi quest'oggi ci troviamo qui a Peschiera, dove c'è la sede operativa del Consorzio di Tutela del Lugana, e siamo in compagnia del direttore Carlo Veronesi, al quale volentieri cedo la parola perché ha tante cose da dirci su questo grande consorzio che sta facendo onore veramente all'Italia per quanto riguarda il contesto vitivinicolo. Tenete presente che i loro vini sono in tutto il mondo. È una zona molto particolare, che come hai detto tu è una zona che si divide tra due regioni, la Lombardia e il Veneto. Più Lombardia che Veneto, in questo momento sono circa 1000 gli ettari coltivati a vigneto, di cui circa 800 sono in Lombardia e 210-220 sono in Veneto. Quindi diciamo che è un vino lombardo-veneto. Storico, tenuto conto anche dove siamo in dove questo ci momento. Troviamo, quindi. Abbiamo la fortuna di avere questa sede prestigiosa a Peschiera del Garda, grazie a un grandissimo accordo con il comune di Peschiera del Garda, che ci ospita all'interno di questo edificio, ex caserma, un'ex caserma costruita dagli austriaci e da pochi anni tornata a usi civili. E quindi poi potrete vedere anche dentro, abbiamo questi soffitti molto belli e la utilizziamo per fare promozione al nostro prodotto. Un prodotto che sì, è cresciuto molto negli anni, è cresciuto molto di qualità, è cresciuto anche di territorio ed è cresciuto molto perché ha quasi abbandonato la vendita dello sfuso, la vendita in damigiana, per andare quasi tutto in bottiglia. Ormai in Lugana sono oltre 9 milioni di bottiglie, 9 milioni di bottiglie comincia a essere una massa critica che fa importanza, che viene venduta ovunque in Italia, che viene venduta in piccole dosi, perché è sempre una goccia nel mare del vino italiano, ma in piccole dosi viene venduta un po' in tutto il mondo. Il consorzio rappresenta 105 aziende con alta rappresentatività sia di vigneti che di vinificatori che di imbottigliatori, dalle aziende molto grandi che fanno 1 milione di bottiglie alle aziende molto piccole che fanno 5.000 bottiglie, tutte in un'unica famiglia che ha lo scopo di fare promozione del territorio. Benvenuti! E là Carlo, ciao! Che posto stupendo questo qui, Proprio la civiltà, proprio l'umanesimo della pietra, la civiltà contadina. Ma meno male che ancora ci sono questi valori qui, perché sennò che cosa tramandiamo alle nuove generazioni? Questo è il bello del Lugana. Lugana è una zona moderna, che fa un vino moderno, che ormai è in tutto il mondo, ma l'essenza di questo territorio è ancora la tradizione contadina. Le nostre aziende sono tutte, praticamente tutte aziende agricole, sono tutte aziende familiari. Alcune sono cresciute e sono passate da aziende familiari, dove ancora la famiglia ha grande importanza, aziende familiari con dipendenti, ma l'essenza rimane la tradizione familiare e la tradizione agricola. Siamo con il vicepresidente del Consorzio di Lugana, Fabio Contato,
al quale rivolgo questa domanda. Ma qual è il denominatore comune che unisce praticamente tecnologia con tradizione? Sì, esattamente. Allora, diciamo che la funzione di un produttore è quella che deve dare sicuramente grande importanza all'elemento uva, quindi all'elemento del vigneto, quindi un'attenzione che deve essere data nella quantità di uva da produrre, quindi un giusto binomio tra quantità e qualità. Però ecco, una volta che io ho la materia prima buona, quindi con una giusta maturazione, con una giusta resa per ettaro, devo anche considerare l'aspetto invece della cantina. Qui interviene praticamente, come diceva lei, quella tradizione che è un qualcosa che si prosegue nel tempo, quindi dalla figura proprio dal nonno che porta avanti un certo discorso, fino ad arrivare poi, in questo caso, nel mio caso io sono il nipote, che invece ha adottato un concetto più moderno. Quindi tecnologia che deve essere sostanzialmente introdotta nella cantina, senza dimenticare l'aspetto importante di mantenere praticamente quelle proprietà organolettiche del nascituro mosto a futuro vino, mantenendo proprio le sue caratteristiche. La produzione vostra si orienta più sul mercato domestico o sul mercato estero? Mi pare di capire che sono i mercati esteri quelli che danno più risalto alla vostra produzione. Sì, esattamente, cioè tutto il discorso nasce sicuramente dalla forza che questi produttori della zona si sono concertati nel voler sviluppare un programma di conoscenze, di promozione di questo vino in modo importante. L'azienda Provenza in questo caso è un'azienda che praticamente si protrae verso un mercato, diciamo, del Lugana, che appunto, come dicevo prima, riguarda un mercato domestico. Ma fondamentalmente la presenza, diciamo, dell'Italia nelle sue principali città, dove la figura di un'agenzia, di un agente che va a far conoscere questo vino della ristorazione, è il messaggio migliore per portare avanti un programma proprio di penetrazione commerciale. Ovviamente un'azienda che magari ha dimensioni altrimenti più importanti deve pensare anche a fare il mondo di quello che è al di fuori dell'Italia, quindi si pensa in primis all'Europa. E per Europa io farei un focus molto importante sulla Germania, perché la Germania ci conosce, frequenta l'Italia, specialmente quindi la zona qui del Garda, trova questo Lugana nella ristorazione locale, lo apprezza e poi, tornando dalle vacanze, alla fine poi lo cerca anche a casa. Tenuta Capuzza è uno degli esempi, non l'unico, ma uno degli esempi di questo nostro territorio molto particolare, estremamente vocato al turismo. La famiglia Formentini da anni, da quattro generazioni di vignaioli, avevano una cantina su questo territorio e poi vicino alla cantina ci hanno preso una cascina e hanno fatto il primo agriturismo della Lombardia.